Un quartetto d'archi e sette ospiti probabilmente non bastano per raccontare via Zamboni. Con la redazione siamo stati alla serata I tesori della città raccontati per immagini per raccogliere alcuni aneddoti sul cuore pulsante della cultura universitaria bolognese. Le chiedo di raccontarci un aneddoto, un ricordo che secondo lei rappresenti al meglio via Zamboni. Per quanto riguarda il conservatorio, senz'altro il nostro istituto. Posso dire, come dirò per esempio, che la stanza nella quale noi lavoriamo, io e il presidente, era lo studio di Rossini. Il suo studio era proprio dove siamo noi, per cui c'è un attimo di rispetto quando si passa in quelle stanze, perché insomma, ci sono passati tanti, anche come studenti, tanti grandi musicisti. Ma il fatto che via Zamboni è forse la cosa più da ricordare è il fatto che via Zamboni si sviluppa intorno a una grande cicatrice. La cicatrice è quella provocata dalla ferita della distruzione delle terre e dei beni dell'ultimo grande signore di Bologna, Giovanni II Bentivoglio. Viene cacciato dalla città all'inizio del Cinquecento e le sue case che sono in quella zona vengono distrutte. E tant'è vero che c'è ancora una strada che si chiama Via del Guasto, che non fa altro che ricordare la distruzione del suo palazzo, forse il più bello che aveva. Ci vogliono due secoli per creare una cicatrice. Lungo questa cicatrice, nel corso di due secoli, si sviluppa e fioriscono una serie di attività culturali che poi nel corso del Settecento rendono questa strada una specie di tesoro della città. Improvvisamente, nella metà del Settecento, a Palazzo Poggi vengono portate le cose più preziose della città di Bologna. E da lì, nel corso dell'Ottocento, queste cose vengono riportate via un'altra volta. Per cui diciamo che fra questa piazza e via Zamboni c'è un continuo passaggio di oggetti nomadi, migranti, e che nelle loro migrazioni esse generano sapere, contaminazione, come ogni migrazione, e producono quindi quella che è la peculiarità culturale della nostra città. Penso che principalmente via Zamboni rappresenti un luogo molto libero dove ci si incontra, dove ci si incrocia casualmente o non casualmente tutti i giorni per studiare, per stare con gli amici, quindi sia per fare università sia per fare semplicemente relazioni. Penso che forse quello che un po' manca e quello su cui bisognerebbe puntare di più è coinvolgere, far partire in primis questi progetti proprio dagli studenti, quindi cercare di avere una forte sensibilità rispetto a qual è il modo appunto di vivere questa via. Ecco, magari non tutti i bolognesi sanno che, visto che siamo in piazza, che il pozzo che è in comune, il pozzo del Teribiglia, in realtà questa che è in comune è una copia e noi invece abbiamo l'originale nel nostro bellissimo cortile. Nell'Ottocento fino ai primi del Novecento la platea del teatro era senza sedie e venivano tantissimi cittadini di Bologna a fare le feste, a fare gli incontri, a fare le danze, ed è un bel pensiero, quindi un posto dove la gente veniva, si divertiva, stava insieme e non era solo in religioso silenzio ad ascoltare le opere. Poi è cambiato molto, è cambiato il tempo, è anche bello tornare in teatro a trovare un momento di concentrazione, però è anche bello pensare a chi uno viene a teatro per divertirsi, per stare insieme, per incontrare gli amici, ed è l'invito: venite in teatro a vivere anche in maniera diversa quello che non deve essere la sacralità di un luogo, ma il piacere di stare in un luogo. Pensandone uno, all'improvviso mi viene in mente il Palazzo Bentivoglio distrutto, che era la grande residenza appunto dei signori della città appunto di Bologna, e di cui appunto in Pinacoteca è conservato quello che è considerato uno dei frammenti sopravvissuti della sua decorazione che si trovava all'interno. Quindi è così una presenza fisica di una realtà che è completamente cambiata e che però è estremamente significativa della via. Quello che noi adesso vogliamo cercare di costruire è una relazione con il luogo e con le attività culturali circostanti che si è improntata a un'apertura un pochino diversa, un pochino nuova. È chiaro che partiamo da una
istituzione che ha anche una sua certa fragilità, perché è un contenitore di libri antichi, è un contenitore prezioso in sé perché contiene una libreria del Settecento che vedremo questa sera, però allo stesso tempo è una biblioteca con molte possibilità, per cui stiamo cercando di studiare ipotesi di apertura che vadano al di là di quella che è la fruizione tradizionale della biblioteca, in modo da intercettare, diciamo, quella parte di utenti che concepiscono la biblioteca in un certo modo, solo come luogo di studi, ma che potrebbero vederla anche in un'altra ottica. Intanto diciamo che il progetto ROC arriva in questo periodo al primo anno di attività. Le attività hanno mirato soprattutto a creare una nuova rete di collaborazione fra tutti i soggetti che vivono e animano la via Zamboni, dagli studenti ai semplici cittadini e turisti fino alle associazioni che hanno diversi interessi in questa parte della città. Oltre a questo stiamo lavorando ad una riflessione sulla trasformazione dei luoghi della zona universitaria, quindi le piazze principalmente, ma anche il teatro comunale, e posso dirvi che a breve uscirà un bando internazionale di progettazione sul teatro comunale che trae una gran parte dei suoi temi e delle sue indicazioni progettuali dal percorso svolto grazie a ROC. Da molti anni l'amministrazione sta cercando di migliorare le condizioni della zona universitaria, ma di certo la presenza di un pubblico eterogeneo ed interessato a frequentare questa zona in orari diversi e anche con finalità diverse è una condizione molto importante per rianimarla, diciamo così, e quindi anche per circoscrivere quei fenomeni di criminalità che in effetti sono sì gravi e a volte si ripetono, ma stanno anche diminuendo.